Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti nella quinta parte della nostra guida Pokémon Rubino Mega. Ci eravamo lasciati qua sopra il percorso del Bosco Petalo. Quello che vi volevo far vedere, che l'ultima volta non vi ho fatto vedere, è che appunto andando qua a sinistra ed entrando all'interno di questo edificio potrete appunto parlare con una di queste qui, mi sembra forse questa. Sì, esatto, che praticamente ci dirà che quando uno raccoglie una bacca, appunto, possiamo anche raccoglierle, appunto. Sì, dai, ho sbagliato tasto. Possiamo raccoglierle, appunto, rimetterle a piantare per poi far sì che ci sia la possibilità che rinasca la pianta e produca altre bacche. Ora, la cosa che vi consiglio io è quella di non piantare qui le bacche. Vi spiego il perché. Perché se voi, per esempio, no, venite qua, prendete come abbiamo fatto noi la scorsa parte e piantate una bacca qui, allora che ci andate a ripassare, ora vi faccio vedere, allora che voi riandate a passare da questo percorso e raccogliete la frutta della bacca, ci metterete minimo 3 o 4 palestre, se mi sembra, e per ritornare a sfidare Norman, e nel caso quando avrete volo, però ecco, magari andate e prendetene un po' più avanti. Allora, in questo percorso che mi ero scordato, possiamo trovare in questo piccolo giardino dietro appunto l'edificio dal fioraio a qualche strumento un pochino più raro, credo che come si è, infatti è un Tylo, quindi non mi interessa. Qua c'è una pozione, una Pokéball, e poi qua c'è un attacco X. Mi sembra che c'era uno strumento anche poco qui sotto. Io mi ero scordato, che tutte le volte mi scordo sempre di questo posto qua. Forse no, ok, non ce ne più gli strumenti. Ok, c'è un Pokémon selvatico e in questa parte andremo a fare la nostra prima lotta in doppio. Ho messo davanti Beldum e Tylo, così si allenano, e perché anche tra poco vedremo un Pokémon che si trova soltanto, cioè i due Pokémon che si trovano soltanto nelle due versioni, cioè sono esclusivi, ovvero Seedot, che l'avevamo anche già trovato se non mi sbaglio, e anche Lotad. Lotad è esclusivo di Pokémon Zaffiro, mentre per quanto riguarda Seedot è esclusivo per Pokémon Rubino. Ora, Seedot si evolve in pietra foglia, cioè a livello normale, poi con la pietra foglia in Shiftry, che è un Pokémon di tipo erba buio, mi sembra di sì, mentre Lotad sempre si evolve con la pietra idica nella sua evoluzione finale, appunto, si evolve in Ludicolo, che appunto con la pietra idica evolvendosi si evolve una specie di ananas con le braccia e le gambe di tipo acqua erba. Eccoli qua, questi sono i due Pokémon cuccioli, diciamo, i baby. Ho messo davanti appunto Beldum e Tylo, così almeno li alleno un po', dato che Tylo non verrà utilizzato nella prossima palestra perché utilizzerò pressoché Mudkip e Shroomish, mentre per quanto riguarda Beldum, sì, anche lui credo che lo lascerò a riposo. Ora, nelle lotte doppio ci sono varie strategie, questo lo dico per chi magari non è proprio espertissimo di Pokémon, quindi sono i primi capitoli. Potete o attaccare con i vostri due Pokémon un Pokémon solo, quindi andare in vantaggio, oppure dividere gli attacchi. Il mio consiglio è quello che attaccate sempre un solo Pokémon alla volta, perché almeno, ecco fatto, questo evita anche l'attacco, perché appunto almeno riuscite a mandarlo velocemente KO. Ora, Seedot, che sta utilizzando pazienza, mi sta un po' preoccupando, ma per fortuna Tylo con beccata sta quasi per sconfiggere Lotad. Stavo per dire Seedot, in realtà non mi ero ricordato che stava attaccando Lotad, non Seedot. Ok, perfetto. Seedot viene mandato KO. E ricevono anche tanti punti esperienza. Ci sono poi alcuni attacchi invece che vanno a colpire praticamente
tutti quanti i Pokémon presenti nel terreno, come possono essere Terremoto, che colpisce appunto anche il tuo compagno di squadra o il tuo secondo Pokémon, oppure ti va a colpire, per esempio, bolla soltanto i due Pokémon avversari, come avete visto che quell'Otad ha fatto prima. Quindi decidete bene i vostri attacchi, ecco, pensateci bene, perché ecco, se iniziate a perdere i Pokémon, specie quando iniziate a fare le lotte doppie, non è un granché. Perfetto, abbiamo sconfitto anche questi due. E mandiamo avanti Shroomish, perché la prossima lotta sarà contro un pescatore, se non mi ricordo male. Allora, proseguiamo, andiamo verso nord. Esatto, eccolo qua che sta pescando. Lo sanno tutti, sono l'esperto di Pokémon di tipo acqua. Cosa, non mi conosci? No, non ti conosco. Ha tre Pokémon. Questo è un ottimo allenatore, ecco perché i Magikarp che utilizzano soltanto Splash, per fare esperienza con i vostri Pokémon, perché appunto, avendo soltanto dei Magikarp, che sono comunque sia livello 7, non vi attaccheranno, ma in compenso, vi faranno guadagnare un tanto di punti esperienza, quindi ottimo per come allenamento se avete qualche Pokémon un pochino più scarsettino che volete equilibrare, ecco. Ora io sto usando anche il condividi esperienza, quindi i Pokémon dovrebbero salire pressoché quasi tutti, insomma più o meno allo stesso range di livello tutti insieme, quindi è una cosa molto meglio. Ok, questo manda un altro Magikarp a livello 7. E noi ovviamente con assorbimento ci assorbiamo quasi tutta l'energia. Stranamente riesce a resistere, ma se pensate bene, Shroomish a livello 8 e Magikarp invece a livello 7, quindi non è che ci sia tanta differenza. Insomma, una cosa buona. Shroomish utilizzazione e Magikarp non ha più energie. Ok, altri 60 punti e Shroomish sale a livello 9. Perfetto. Dopodiché manderà un altro Magikarp, ovviamente. Se questo sapesse bene, poi che tra 13 livelli quei Magikarp gli si evolvono in 3 Gyarados. Ma così a caso. Però, ok, azione, ho usato azione perché almeno con assorbimento credo che gli basti per mandare KO quel Magikarp. Esatto, perfetto. Ok, Magikarp non ha più energie, Shroomish altri 60 punti esperienza, altri punti esperienza, via, vengono distribuiti per la squadra e l'abbiamo sconfitto. Allora, qua c'è da parlare con questa signora perché appunto una volta al giorno vi regalerà una bacca a caso, una volta una bacca stagna, una volta quella, una volta quell'altra, vi regalerà appunto una bacca per ogni giorno che ci andate. Qua invece ci sono delle bacca arance, credo che siano, sì, bacca arance, bacca pesca, quella dovrebbe essere, quella lì nel mezzo, raccogliamole e ovviamente io non le ripianto perché allora che siamo ritornati qua veramente passerà un po' di tempo. Esatto, no, sono bacche ciliegia, queste bacca liegia. E poi una cosa molto fantastica da fare è passare qua dietro, perché appunto andando qua dietro arriviamo sì da Ferruggipoli, però possiamo raccogliere anche una difesa X che assieme all'attacco X che abbiamo trovato in precedenza aumenterà di più 2, se non erro, il vostro attacco fisico, appunto la difesa del vostro Pokémon. Nel caso switchate, il Pokémon perderà appunto l'effetto di questo strumento. Ok, siamo arrivati ed ecco qua esce Vera. Ciao Ashi, sei arrivato anche tu a Ferruggipoli? E chi sono? Wingull? No, ah, è veramente una città enorme, molto più grande di Albanova. Non gli sfugge niente. Quella è la palestra. Voglio sfidare il capolestra, ma prima devo catturare qualche altro Pokémon. Ci vediamo e va via. Ok. Noi a questo punto dobbiamo andare innanzitutto a Pokémon Market perché dobbiamo acquistare qualche Pokéball. Chi è questo? Vediamo. Ehi allenatore, hai un attimo, ti è mai capitato di usare una mossa troppo potente e mandare KO un Pokémon che volevi catturare? Se l'hai risposto sì, questo fa il caso tuo.
grandissimo! Abbiamo l'MT-54 che contiene falso finale. Allora, falso finale è una mossa veramente, veramente utile. È strano perché ti fanno dei regali molto buoni in questo gioco, subito a inizio. Allora, praticamente, utilizzando quella mossa, avrete la possibilità di ridurre a un PS il Pokémon avversario. Cosa vuol dire questo? Che se anche il Pokémon avversario ha 252 di salute, voi con falso finale gliela mandate a 1, a un PS. Quindi è veramente uno strumento utile per catturare i Pokémon avversari. Ok, andiamo al centro Pokémon e catturiamo. Sì, è buona, catturiamo e curiamo la nostra squadra. Perché appunto tra poco dovremo andare a sfidare la capolestra, che sarà Petra. Ok. Si chiama Petra? In parte sì. Non vorrei aver detto una boiata. Allora, qua cosa c'è? Casa del signor Tagli. Proviamo a entrare. Ha due bei arbusti fuori. Quell'espressione terminata, quella scioltezza, una squadra di Pokémon ottimamente allenati. Sei sicuramente un allenatore esperto. No, aspetta, non dire nulla, mi basta guardarti in viso. Sono sicuro che farai un buon uso di questa MN. Forza, prendila, non essere modesto. La MN01 che contiene appunto taglio. Taglio vi consentirà di tagliare dei piccoli arbusti, come avete visto questi fuori dalla strada, o quelli appunto prima di arrivare a Ferruggipoli. Solo che questa mossa la potrete utilizzare soltanto se avete la medaglia. E tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti. Sei un nuovo allievo della scuola per allenatore Pokémon? No, però andiamoci a vedere. Andiamo a vedere un po' questa scuola per allenatori. Qui c'è una signora con un deck. Che cos'è? Ah, ok. Perfetto. Ci ha detto che c'è uno skit, non un deck. Così. Ok, vediamo un po' questo edificio strano. Mio padre è l'importante genere della demone e io, suo figlio, non sono da meno. Tieni, ti regalo questa. Tanto so già la gioia perfezione. È una pietra lieve che non so cosa fa. Andiamo a vedere. Ah, ecco. Il suo peso si dimezza. Ma, vabbè. Una pietra che magari data... Se avete da affrontare qualche Pokémon con calcio basso. Il presidente della demone colleziona pietre rare. Ok, non ci interessa. Grazie. Te... Credo che anche perfetto, non c'è niente. Scendiamo giù. Vedete, visitare questi palazzi qua, specie in questo nuovo gioco, a volte vuol dire. Mio padre lavora alla demo, questo è un'operazione, non è una cosa che ti hanno tu, una Premier Ball, ottimo! Le Premier Ball sono delle Pokéball appunto che vi consentono di catturare dei Pokémon più particolari, un pochino più rari. All'inizio la demo era un'azienda molto piccola, come tutto ovviamente. Ma no, questo non ci ho parlato. Devo essere un po' ingrassato ultimamente. Sì. Ma che cazzo? Ma non c'era lui. C'era quell'altro che ci ha dato la pietra lieve. Forse me l'ha fatta me. Comunque. Allora, qua c'è la palestra. Qua c'è la Devon, che però non ci interessa andare a vedere. E qua giù in fondo invece c'è la scuola per allenatori. Quindi entriamo e andiamo a vedere la scuola per allenatori. Anche se noi comunque sappiamo già cosa vuol dire essere un allenatore. Gli studenti sfogliati assaporeranno il mio rapido artigli. Si capisce che sei studiato o meno da come sai usare questo strumento. Allora, questo signore ci dà, che credo che sia un professore, il rapido artigli. Cosa fa? Aumenta del 25%, se non erro, la probabilità di attaccare per primi. Quindi se avete un Pokémon abbastanza lento, dateglielo questo strumento perché vi faciliterà talvolta l'attacco per primo. Allora, andiamo in questa casa, vediamo un po' chi c'è. La corona di Petra? Ok, allora si chiama Petra, infatti. Perfetto. Allora, a questo punto io dico che la parte quinta termina qua e nella prossima andremo ad affrontare Petra, la capolestra di Ferruggipoli. Spero che tutto questo vi sia piaciuto. Votate, commentate ed iscrivetevi. Un ciao da S88. Ciao ragazzi!